Channel Cinicorni, guardate cosa ho qui, ho due sfere delle LOL Surprises serie 3 pets dedicato ai nostri amici animali. Mi raccomando, fatemi sapere con un like se i video LOL vi piacciono, così almeno li porto sul canale e so che vi piacciono. Ok, iniziamo subito questo video unboxing. Come voi sapete, ci sono 7 sorprese per ogni sfera, quindi io voglio iniziare con questa qui. Le cerniere sono stupende, hanno questo cuoricino super mega puccioso e nel codice barre hanno questo osso gigante. Iniziamo subito a spacchettare, speriamo che apro bene la cerniera, oppure sbaglio come sempre, speriamo di no. Sì, mi sa, ecco, brava Corinne, bellissimo. Mi faccio anche ormai il tifo da sola quando sbaglio. Leviamo anche questo, sto tenendo l'indizio. Leviamo tutto, ok, e qui c'è l'indizio. Andiamo piano piano, lo scopriamo insieme. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Ok, allora qua c'è una fatina. Stai fermo. Una fatina più una LOL pets. Troppo carina, troppo pucciosa. Allora c'è scritto Fair Tail. Mamma mia, chissà cosa avrò trovato e quale avrò trovato. Quindi l'indizio lo poggiamo qui. Ma che sono carine le bolle, sono troppo colorate. Mi piace tantissimo questo giallo misto praticamente al fucsia delle, sì, delle cerniere. Ce la posso fare. Leviamolo ormai, così tanto qui c'è l'indizio che di quello che potrebbe fare con l'acqua, ma che comunque non lo dice, ma è soltanto l'adesivo per poterlo mettere poi nel fanbook. Questo lo leviamo ed eccolo qui, infatti, ed è così. Cambiare colore, sputare, fare la pipì oppure piangere. Ok, la bolla è rosa, rosa, rosa. Andiamo a togliere l'ultima cerniera che ci permette così di poter finalmente aprire la bolla. Leviamo questo. Ok, ci siamo. Buttiamo tutto qui, tutto sopra il tavolo. Chiudiamo la sfera. Leviamo anche però adesso il bigliettino, il libricino, leviamo tutto. Oh, ma che carino! Finalmente una lettiera fucsia. Le ho due gialle, quindi finalmente una fucsia. La vado subito ad aprire intanto. E poi insieme scopriremo cosa abbiamo trovato all'interno, perché come sapete ormai bisogna scavare per togliere tutta la sabbia cinetica, perché comunque all'interno c'è sabbia cinetica. Ce la posso fare? Oh, oh, Corinne, non sai neanche aprire questo? Cioè, a questi livelli? Ma quanto puoi essere disagiata? Ok, eccolo qui. Questi qua li buttiamo, adesso poi lo scopriamo insieme. E andiamo invece ad aprire gli accessori. Oh mio Dio, cosa sento qui? Allora, iniziamo ad aprire questo. Quindi andiamo a vedere la palettina. Vediamo, ce la farò? Sì, ok. È azzurro. Oh! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, mi sa che conosco questa palettina, Corinne, stai calma. È praticamente la palettina di un coniglio, guardate, un coniglietto con questo fiocchettino e la pucciosa del coniglietto. Ok, Corinne, statti calma, statti calma. Ok, vado ad aprire questo, che praticamente c'è il biberon all'interno, ok. Oh mio Dio, ragazzi, mamma mia, penso che voi state pensando quello che sto pensando io. È bellissimo, mi ricorda una LOL che amo e che amo alla follia. Il biberon è azzurro ed è nero, ok, mettiamolo qui. Poi vado a prendere l'ultimo accessorio. Vediamo se mi sbaglio oppure no. Oh mio Dio. Allora, lo riconoscete? È il cerchietto di Alice. Quindi, Corinne, stai calmissima. Non Corinne, stai calma, Corinne, stai calmissima. Perché qui c'è una LOL pets che volevo da quando l'ho vista. Oh, sì, oh mio Dio, c'è... La pucciosa. Oh mio Dio, oh, abbiamo trovato l'animaletto di Alice. Calma, Corinne, che poi... è di Cutie, lei si chiama Cutie, ma io la chiamo Alice perché per me è Alice, Alice nel paese delle meraviglie. Abbiamo trovato il coniglietto.
Ma non è bellissimo? Per me questo deve entrare a far parte di quelle rare, perché per me è bellissimo, è stupendo, per me è rarissima, rarissima, ok. Bene, stiamo calmi, stiamo calmi. Vado a prendere il libricino e ve la mostro subito. Perché sì, è lei, cioè è il coniglietto di Alice. È bellissimo. Ok, mi tremano anche le mani perché sono troppo contenta. Eccolo, cioè bellissimo, fa parte dello Storybook Club e si chiama Cotton Tail Cutie. Sì, mamma mia che carina. E lei può o piangere oppure sputare, e adesso lo scopriamo insieme. Ma prima di questo io vado anche a metterci qui il cerchiettino perché è troppo carina e si mette qui davanti le orecchie. No, vabbè, il top, cioè, ma guardatela, ma non è troppo pucciosa. Ok. E adesso io vado a togliere qui tutta la sabbia cinetica. L'apro intanto insieme a voi, vediamo di che colore è. È azzurra, bellissima. Quindi vado a togliere la sabbia cinetica e vi mostro cosa trovo all'interno. Guardate cosa ho trovato. Cioè, ho trovato una tazza da tè. Allora, leviamoci anche l'ultima parte di sabbia cinetica, lo leviamo qui. No, guardate, ma che carina, con questo coniglietto qui disegnato e anche all'interno, stupendo. Cioè, questa per me è la LOL pezza più bella del mondo, bellissima. Ok, adesso invece scopriamo insieme che cosa fa. Ho dato da bere a Cotton Tail, anzi gli ho fatto veramente il bagnetto per vedere e scoprire insieme a voi adesso cosa fa. Quindi adesso vediamo, perché potrebbe o piangere o sputare, quindi vediamo insieme cosa fa. Mettiamola così. Olè. Ok, lei sputa, quindi la nostra piccola Cotton Tail sputa, ma che carina e pucciosa. E adesso invece io levo questa qui che ormai abbiamo anche finito. Qua ci sono i suoi accessori e finalmente ho fatto praticamente una coppia, ma che dico la coppia, ho tutto il set di Alice e sono super contenta e adesso ve le mostro. Ecco qui il set completo, ma guardate che carine, sono una famiglia stupenda. C'è la Lil, c'è la LOL e poi c'è anche la LOL Pets. Sono contentissima di aver trovato lei perché l'adoravo e non vedevo l'ora di trovarle, sono super mega contenta. Ok, prendiamo l'altra sfera, questa qui, e andiamo subito ad aprire l'altra LOL Pets e vediamo chi troviamo. Sono veramente contentissima, ma super mega contenta di aver trovato il coniglietto di Alice, è bellissimo. Allora qui c'è l'indizio, che gli è successo l'indizio? È doppio, che è successo? Leviamo bene la cerniera, bene un parolone, ok. Ho trovato due indizi, che succede? Aiuto, ho trovato due indizi. Ok, allora, perché ho trovato due indizi? Ah. Allora, mo? Cioè, che cos'è? Un gattino con la coroncina, un cane che sputa o bacia. E qua c'è scritto Kate's Rule, Dogs Droll. Bene, non so, mettiamo qui. E poi l'altro è questo qui, Play It Cool. Non lo so, vabbè, questo lo mettiamo pure qui. Beh, non lo so, andiamo subito ad aprire. Adesso sono super mega curiosa perché... Oh mio Dio! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. E se non si fosse capito... Oh mio Dio! Ho trovato... Oh mio... Vabbè, sì, ciao, questo è ciao. Tanti salutoni, saluti e baci. Ormai sappiamo cosa fai. Sto tremando. Abbiamo trovato... Oh, abbiamo trovato qualcosa di raro, di super mega raro. Apriti! Cioè... I miei scleri, ragazzi, i miei scleri. I miei scleri. Oddio, oddio. Buttiamo tutto qui, chi se ne frega. Ciao, ciao, saluti e baci. La lettiera. Ragazzi, la lettiera è dorata. È qualcosa di super mega cool. È bellissimo. Ok, lasciamo qui. Leviamo, ciao, ciao. Ok. Guardate gli accessori. Cioè, il top. Oh mio Dio, mio Dio. Apriamo gli accessori. Andiamo subito random. Oh, ragazzi, sono troppo, troppo contenta. Questo è un unboxing stupendo. Gli occhiali sono bellissimi. Poi andiamo avanti ancora. Vediamo cosa troviamo qui. È qualcosa di piccolissimo, super mega piccolo. Ok, è una coroncina bellissima col cuoricino. Oddio,
sono troppo contenta. Poi andiamo ancora avanti. Ed è una palettina stupenda di un gattino ed è rosa. Ok? E poi l'altra palettina invece è fucsia ed è di un cane. La mettiamo pure qui. L'altro accessorio, apriamo. Non c'è, ah no, c'è. È qui ed è questa qui che è, c'è la coda sirena, mamma mia. Ok, apriamo adesso le LOL. Apriamole insieme. Ok. Oh mio Dio, che bella! Cioè, guardate! No, vabbè, sono troppo super mega contenta. Adesso vi dico i nomi giusti, vi dico tutto. Apriamo anche l'altra. Ah, ecco perché due indizi. Oh, eccola qui. Ma che carina, lei con la sua linguettina di fuori. Sono stupende. Sono più piccole, come infatti voi anche sapete. Ne sono strasicure che già lo sapevate. Sono più piccole, ma sono il top. Oh mio Dio, che belle. Stupende, stupende. Prendiamo subito l'album. Apriamo subito l'album. Anzi, prendo già quella che avevo aperto prima. Ed eccole qui. Abbiamo trovato Splash Meow Maid e poi Fancy Hot Dog. Cioè, oh mio Dio, che belle. Uno ovviamente del gruppo Glitterati. E mentre questo qui è Opposites Club. Mamma mia, mamma mia. Sono contentissima di aver trovato queste LOL Pets rare. E adesso andiamo ad aprire invece la lettiera e scopriamo cosa c'è dentro. Ok, apriamo la lettiera. Ma la lettiera è stupenda, è ultra glitterate come le nostre LOL Pets ultra rare. Sono contentissima di aver trovato le ultra rare, che non ve lo potete neanche immaginare. Fatemi sapere giù nei commenti se voi avete trovato le ultra rare. Andiamo qui a scavare e vediamo cosa troviamo, perché non mi ricordo cosa si trovava per queste LOL. Che cos'è? Cioè, ma cos'è? Oh mamma mia. È una spazzola super mega fashion a forma di cuore. Guardate, sembra anche tipo, non lo so, il coso di Sailor Moon. Che carino. È bellissimo, è stupendo. Non so se all'interno ci possiamo trovare altre cose. Quindi io scavo intanto. Vediamo se magari c'è qualche altra sorpresa, qualche altro accessorio. Penso proprio di no. Che era soltanto la spazzola super fashion. E penso proprio che abbiamo finito. Ma guardate la sabbia cinetica, che bella questa qui, tutta glitterata. È fashionissima. Sono contentissima di aver trovato queste due pezze ultra rare. Ok, adesso vado a mettere per 5 minuti le nostre nuove LOL Pets nel freezer e vediamo come cambiano colore. Eccole qui, dopo che le ho tenute nel freezer. Ma guardate che pucciose! Praticamente alla nostra Splash Meow Maid, guardate cosa gli è spuntato, guardate che carino, è tipo una collanina nella testa con il simbolo delle mermaid, quindi delle sirene, e poi anche il trucco qui negli occhi, cioè stupendo. Mentre la nostra piccola Fancy, guardate, un cuoricino spezzato nella gambina, e poi i capelli hanno cambiato colore, gli sono venute praticamente delle mesh stupende, ma che sono carine. Sono super contenta di aver trovato queste LOL Pets ultra rare, sono senza parole, sono troppo troppo contenta. Ecco qui, loro sono super mega ultra rare e sono bellissime. Guardate che bella, con i suoi occhialoni tutti glitterati, anche la coda mermaid è stupenda, e poi c'è Fancy, pucciosissima con la sua coroncina. Sono contentissima di aver trovato loro. Quindi veramente un unboxing stupendo, e poi anche lei. Per me lei era un sogno trovarla, perché è stupenda, e poi ho completato pure il set, quindi sono contentissima di aver trovato due ultra rare, e per me già lei era rarissima, almeno per me. Fatemi sapere giù nei commenti, è caduta la coroncina, vabbè, poi la mettiamo. Fatemi sapere giù nei commenti voi se avete trovato già qualche ultra rara, quale vi piace di più, se avete trovato lei, e soprattutto fatemi
sapere se i video LOL vi piacciono. Soprattutto seguitemi su Instagram, perché lì vi mostrerò sempre anche qualche foto delle mie LOL. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video. Vi aspetto, come vi ho detto, su Instagram, e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!